conosciute tutte e che nel filmato erano molto più vestite di quando fanno le previsioni in TV. Giulio, però, una curiosità. Allora, tempo fa sono emerse delle telefonate di un certo tipo su come si lavora in Rai, nelle fiction, che bisogna essere amiche di... qualcuno? Chi sei tu come Voldemort? Sì. Di chi sei tu? Tu come sei arrivato in prima serata? Eh? A chi hai dovuto dare il curriculum? No, quello veramente no, quello era solo scritto, era la biografia che hai letto te, quello ho mandato. Hai dato quello? Sì, hai avuto quello, tutto questo successo? Questo. Sì, sì, è bastato. Ma tu quello. Sei molto, cioè, adeso in Rai, cioè se io sono molto carina con te non mi toccare ho più così. No, stavo cercando di capire come funziona per lavorare... Ecco, quello che stavi facendo al frigorifero era il modo giusto di approcciare un incontro con qualcuno. Era il modo giusto per essere sicuro di avere una carriera breve? No. Di averla? Di averla. Diciamo. Di ridarla, basta. Di averla indietro? Sì. A proposito di cose passeggere, il turno del mio di Meteorino, ci sono altre, parlavo di te Matteo, sì, ci sono altre relazioni in crisi per colpa dei tradimenti. Dubbio, sì, questa volta a essere tradito è il conquistatore per eccellenza, almeno a sentir lui, ovvero Silvio Berlusconi. A causa dell'assenza di alcuni esponenti della maggioranza, ieri il governo si è visto bloccare il consuntivo di bilancio. In soldoni questo vuol dire che da un momento all'altro potrebbe cadere il governo. Stupisce che a non votare siano stati dei veri e propri big, per usare una terminologia sanremese, dell'esecutivo in carica, come Tremonti, Scajola, Bossi e il ministro degli esteri, di cui al momento mi sfugge il nome. Giulio, sì. Perché queste dimenticanze? Beh, forse è anche colpa sua. Perché fai informazione tendenziosa? Invece me lo ricordo sulle piste da sci. Le questo cose vanno sì, dette, so fatti senza opinioni innanzitutto. Poi le opinioni le aggiungiamo noi e i nostri ospiti. Giulio, cosa fa più sensazione nell'immaginario italiano? Tremonti che tradisce il suo governo o di più, secondo te, l'ele di un medico in famiglia che tradisce la moglie con un ballerino giamaicano? Scusa, l'ele mora mi parte in automatico quando dico l'ele. Invece ovviamente la seconda. La seconda funzione. Il tuo personaggio non tradirebbe mai nessuno con un ballerino giamaicano come farebbe invece l'ele mora. Io però era freudiano il mio... Io ho minacciato di farlo. Tu personalmente o il tuo sì, personaggio? Mio ho detto faccio qualcosa per cui rendo incompatibile la mia presenza con l'ele. E invece non ce l'hai fatta. E invece poi non ce l'ho fatta. Si chiama coscienza, tienitela cara. Va bene. Per mettere in guai serissimi l'uomo che ti ha nutrito, comunque, coccolato e bonificato per 15 anni, come hanno fatto queste persone, quest'oggi che non hanno votato ieri, anzi che non hanno votato, bisogna avere delle giustificazioni più che valide. Allora, in questo caso, tutti gli assenti, devo dire, erano giustificatissimi. Noi abbiamo raccolto le loro dichiarazioni, così sappiamo le vere motivazioni per cui questi bei manzi non sono andati a votare e a momenti facevano cadere ieri il governo. Queste sono le motivazioni. Umberto Bossi, non mi hanno dato retta, avevo chiesto che si votasse per alzata di dito medio. Giulio Tremonti, non riuscivo a parcheggiare, ormai per fare qualunque manovra ci metto almeno 3 mesi. Alfonso Papa, ho pensato perché andare in Parlamento quando tra poco metà della maggioranza viene qui a Poggio Reale? Franco Frattini si chiama? Esatto, stavo liberando esatto, marinai italiani in Somalia. Non riesco a salvare 2 navi che affondano nello stesso giorno. Claudio Scajola, votazione. Quale votazione? Ha esclamato il ministro. Traditori, io non so se tu hai visto lo sketch tra la prestigiata e Berlusconi subito dopo il voto. No, che facevano? Adorabili, scaramucciavano, cioè flirtavano, tubavano. Oppure se hai visto Tremonti che se n'è andato tipo Rossella in Via Col Vento. No, ho visto il gesto di Berlusconi a Tremonti col foglio così che diceva. Come dire, ma cosa... Che è un po' quello era che... Era abbastanza evidente, sì. Si chiama linguaggio del corpo. Ma c'è qualche... Smettila di provocarmi. C'è qualche politico che metteresti in una tua fiction? Beh, sì, la Prestigiacomo è da fiction. E con quale ruolo? Il capo della clinica. Non aggiungo altro.
E dopo questa grande presenza che mi sta allietando il tardo pomeriggio, e a proposito di interpretazioni, uno dei non votanti di ieri è una vecchia conoscenza di Gidei e delle erboristerie omeopatiche di Messina, Domenico Scilipotti. Secondo noi un grande attore, ma anche su questo tema vogliamo un tuo parere. Te lo faccio vedere in un classico del teatro comico contemporaneo. Guarda. Ma è normale mettere una telecamera in faccia a una signora di 90 anni. Anno zero, di 90 anni, vabbè. Per dire, ma lei che cosa ne pensa di politica nazionale? Non t'alzare. Di politica nazionale. Se ne va via. Mia madre ha 90 anni. Che cosa pensa della politica nazionale? E questo suo figlio è un delinquente, un mascalzone. No, e sono onesti loro che gli sbattono la telecamera in faccia. E poi non ha diritto di andare in televisione a parlare. Perché stasera diranno che è un mafioso, un delinquente. Che ha fatto, che ha battuto le torri gemelle. Questo è Scilipotti. Mi commuovo sempre quando lo rivedo. Ma hai visto che energia, come mi occupava lo spazio, come interagiva con le, insomma con gli altri attori. Poi c'era un crescendo forte, sulla battuta, no, bravo, intenso. Lo voglio nella mia scuola, purché si dimetta da parlamentare. Io sono gratuitamente può fare il corso. Domenico, c'è un futuro come attore? Sì. Con Giulio Scarpati. Assolutamente. Che ruolo lo vedrei? No, prima deve studiare. Portantino, sempre da solo. Da solo poi. Una diagnosi perfetta anche a livello metaforico, caro dottor Martini. A questo punto però noi vorremmo dare a Scilipotti quello che si merita, senza sconfinare nella violenza. E allora cosa facciamo? Proviamo a dargli quello che desidera prima di entrare nella scuola per attori di Giulio Scarpati: una pubblica riabilitazione. Basta associare Scilipotti al tradimento. Non possiamo più fare questa cosa, se no come studente tu non lo vuoi. Ad aiutarci c'è più che uno scrittore in erba, uno scrittore in mirto, il mio amico Flavio Soriga. Salve a tutti. Flavio, devo riabilitare Scilipotti. Ti aspetta un compito difficilissimo. Io non lo volevo fare, mi hanno rapito. Sono il primo sardo rapito da una banda di milanesi. Qua in redazione mi hanno tenuto. Capitanati da una sarda e il circolo mi si chiude. Pensi di potercela fare o vuoi scappare come farebbe lui? No, lo posso fare, ma la prossima volta, se volete, posso parlare bene anche di Tarantini. Sono qua per questo, non aspettavo altro. Per infognarti in questioni sociali. Comunque, Scilipotti, io non lo volevo fare, me l'hanno chiesto nel caso. Aspetta, che devo dire le regole del gioco, sì, che non scusami. È che è come il fantastico Sei con Ettore Parisi e Pippo Baudo, che tutti sanno cosa stai per fare. È la seconda volta che noi coinvolgiamo Flavio, grande scrittore, in questa impresa. Oggi pomeriggio alle 5 gli abbiamo chiesto di comporre un discorso in difesa di Scilipotti che contenesse queste parole: influenza aviaria, divieto di sosta, kebab, scorporo dell'IVA, reincarnazione. Ma chi le ha scelte queste parole? Comunque lui, che obbedisce, ha preparato per noi questo discorso. 5 parole e un timer. Vai con una riabilitazione bomba, Flavio, vai. Lo scorporo dell'IVA, si ripeteva Scilipotti. Lo scorporo dell'IVA, si ripeteva passeggiando tra l'aula e la buvette. Lo scorporo dell'IVA, ripensava a un piano per l'economia nazionale che la potesse risollevare, non la sua personale di economia, ma quella dell'Italia. E il piano prevedeva il lancio del kebab italiano col marchio garantito etnico tradizionale prodotto da un'azienda alimentare statale, con uno spot strepitoso alla televisione con la Marcuzzi che diceva alla Cucciari: il kebab nazionale così leggero che ti fa levitare. Però, pensava Scilipotti, l'IVA del kebab la scorporiamo, ci finanziamo la nuova cura per la nuova influenza autunnale prossima avventura, corsi di metempsicosi per tutti, e chi non guarisce avrà la reincarnazione garantita in un giovane tronista fustacchione sicuro al limone. E mentre pensava, elaborava, legiferava, il buon Scilipotti vide una vigilessa, un fisico da sogno a metà tra la Canalis e la Cucciari, che gli portava via l'autovettura. Aveva parcheggiato in divieto di sosta in tripla fila per la fretta e la distrazione, e sbottò di rabbia e maledì: se mi reincarnerò quel dì, pensò, non voglio fare certo il parlamentare, ma starmene al mare a cucinare kebab alla trota, al tonno e allo storione. E bravo Flavio! Ti è voluto tutto il tuo talento, ma ce l'abbiamo fatta! Missione compiuta, Scilipotti riabilitato, giusto in tempo per il prossimo salto della quaglia. Ma non ci sembra ingiusto, ci sembra molto ingiusto parlare solo dei tradimenti a destra. C'è un presidente del Consiglio che è stato tanto tradito anche a sinistra, e per consolarsi si è dato alla TV.
Ieri sera Romano Prodi è entrato nella grande famiglia di La 7 con un programma intitolato Il mondo che verrà. Ha fatto grandi, grandi ascolti. E un motivo c'è. Il primo è che la gente quando dorme non cambia canale. Il secondo è il carisma, è la chiarezza espressiva di Prodi. Per chi se la fosse persa ieri sera, noi ve la riproponiamo. Guardate. Che cosa possiamo fare noi oggi per il miliardo di persone affamate e l'altro miliardo di persone denutrite? Ringrazio il professor Prodi, arrivederci. Ovviamente, Giulio, il programma non è stato tutto così. Ci sono stati anche dei momenti più noiosi. Ma guarda, bisogna diffidare dai politici che sanno parlare bene. Quelli bravi fanno e basta. Beh, allora lui se l'è già giocata comunque. Però per me era bravo. Bisogna anche stare attenti. Guardatevi subito la replica sulla 7D, perché prima della seconda puntata Prodi potrebbe cadere per colpa di D'Alema. Quindi state attenti. Per restare in tema di gente che andrebbe sostituita, Matteo. Che però purtroppo non ha vinto due volte contro Berlusconi. È uscito il nuovo dizionario Zingarelli. 143.000 definizioni per altrettante parole che compongono la lingua più bella del mondo, almeno a sentire gli italiani, ovvero la nostra. Come ogni anno c'è grande curiosità attorno alle parole che vengono inserite, quelle nuove. Ne cito solo due: Digital Divide e Cloud Computing. Allora ti consiglio, caro Matteo, di dedicare anche la tua attenzione ad altre parole del dizionario tipo barba, depilazione definitiva e fidanzate, anche vita sessuale. Si parla... E tu cosa ridi? Cosa ne sai tu? Si parla però sempre delle parole che entrano nel vocabolario e mai di quelle in via d'estinzione, quelle che rischiano di scomparire, invece vanno adottate. Adottiamo oggi una parola che mi sta per scomparire. Termini come, che so, prostituta, che è un tecnicismo per identificare una donna di strada, sostituito dalla parola escort. Parola che indica una donna che di strada invece ne ha fatta eppure parecchio. Quindi prendiamoci cura della parola, usate di più la parola prostituta. Giulio, tu sei un volto Rai da decenni. Quali sono le parole che secondo te sono uscite per sempre dal vocabolario della TV di Stato nel 2012? Obiettività, fatturato, Michele Santoro tutto attaccato. Beh, anche innovazione. Si innova poco alla Rai. Si innova poco, sì. Cosa vorresti fare tu? Avessi carta bianca per una fiction, chi ci vorresti? Ma chi? In che senso? Te, te. Sentiti libero, Sì, sì, ma tocca al frigorifero. Voglio te. Come lo zio Sam, io ho la fortuna di avere qui, come non soltanto te, ma lo scrittore di è qui a posto. Prima. C'è sempre, ecco, Flavio è rimasto là. Si è dimenticato il nome in 5 minuti. No, Flavio, mi ricordo come. Mi dimentico tante cose, ma tranne degli amici. Quindi Flavio, Giulio. Io Matteo. Avendo contemporaneamente un attore premiatissimo e uno scrittore premiatissimo, non posso rinunciare dall'istinto di lanciare una sfida a voi di lingua italiana. È un gioco caro a tutti noi, è un gioco che si faceva da bambini, che si ispira al futuro del debito pubblico italiano, si chiama l'impiccato. Bene, mi hanno detto, ti sorprenderemo con una bella musichetta in diretta, ce l'hanno fatta. L'impiccato è l'antenato della ghigliottina in tutti i sensi. Allora, è semplice, le parole da indovinare sono tutte scelte tra le parole nuove entrate quest'anno nel vocabolario Zingarelli. Noi vogliamo dare a queste nuove parole il benvenuto a nostro modo. La prima è una parola composta da 11 lettere e la quinta è una lettera D. Per darvi un aiuto, chiaramente non sarò io, perché non mi sembro in grado di dare un aiuto quando si tratta di lingua italiana, ma l'aiuto ve lo faccio dare da un nostro amico pedone. Prego. Un termine politico quando si litigano due politici che fa vedere uno di quelli che ha di più attributi dall'altro. Amici cari, per prenotarvi dovete fare con la mano. Un termine politico quando si litigano due politici che fa vedere uno di quelli che ha di più attributi dell'altro.
Un aiutino? Nessun aiutino. Te lo do. Lo diceva quello verde. Quello verde per respirazione. Quello padano. Devi fare. C'è lo turismo. Bravo, bravo, Giulio Scarpati. No, non posso applaudire. La parola era celoturismo, ostentata esibizione specialmente nello scontro politico di grinta e virile risolutezza. Quanto manca in questo studio. E la seconda parola è sempre una parola nuova composta da 13 lettere e al suo interno si cela la R. Prego col filmato. È la legge che a fine d'anno in Parlamento mettono tutti insieme, diciamo, le leggi che non hanno fatto da riuscire a fare, diciamo, sempre alla fine dell'anno. Mi sembra mille che... proroghe. Allora, uno pari per Flavio Soriga. Ha dato diritto pubblico da ragazzini. Siete molto bravi con le parole, ma non siete molto bravi a fare. Senti, una cosa semplice. Scusa. E l'ho detto, dovete fare. Nel mille proroghe. E qua si gioca tutto con quest'ultima parola. Ma cosa si vince, Geppi? Cosa si vince? Si vince tutta la mia stima, che non ha prezzo e non ha colore e non ha sapore. La terza ed ultima parola a cui diamo il benvenuto nel dizionario è composta da 10 lettere e in questo caso la quinta è una S. Vediamo l'indizio. Quando studiano delle cose molto più piccole dei fagioli. Quando studiano delle cose molto più piccole dei fagioli. Allora, vi do un aiuto, non stiamo parlando di nessuno di voi, ma è una questione legata allo studio o... Non si lega al celoturismo, scientifico. No, spero di no. Anche perché sarebbe inutile se le due pratiche si unissero. Perché la parola è nanoscienza. Nanoscienza. Questa è satira politica, comunque. È fantapolitica, sì. È satira politica. Qui si attacca il premier. La scienza che studia oggetti di dimensioni dell'ordine dei nanometri. Scusate, non volevo rattristarvi. Non l'ha vinto nessuno, la mia stima ve la dovete ancora guadagnare e quindi nessuno vince il vocabolario italiano-sardo, sardo-italiano. Bellissimo Cucciari. Per seguire meglio il mio programma in diretta. Mi rendo conto che le parole molto spesso si affollano in questa boccuccia ed escono in maniera contemporanea. Adesso è arrivato il momento delle vostre, però, di parole, cari amici da casa, perché le parole sono importanti, l'italiano è importante, come sostengono Nanni Moretti e Antonio Di Pietro. Ne sarete accorti sulla vostra pellaccia quella volta che non aver capito una parola vi ha rovinati. A noi i vostri successi stanno molto cari. Raccontateceli chiamando questo numero. 8 90 60 90. Per dirci di quella volta che non capire una parola vi ha rovinato. Marco da Sale Marasino. Eccomi. Marco, pronto? Ciao, benvenuto. Sì, ci sono. Buonasera, sì. Pubblico tutto. Buonasera ai tuoi ospiti. Al paziente, preciso, simpatico Matteo. Ciao, Geppi. E non vuoi salutare anche il vigile urbano qua fuori? No, perché mi ha mutato. Cavolaccio. Vieni. Sono educati. Oh, lo scrittore lì è forte, eh. Grazie, come parli, come Celentano. Sì, è stato quello lì, cioè, la sardità o sardezza lì è ben rappresentata. La sardità è ben rappresentata. Mancano proprio le altre due cervelli più fini, da Pamela Prati e Valeria Marini. Ma ti salutano entrambe. Marco. Grazie. Sì, sì. Marco. Ti trovo bene, eh? Marco, tanto io lo so. Ti trovo bene in nero, snellisce sempre, ha un'ottima scelta, elegante. Ma perché tutti quelli che chiamano devono commentare come sono vestita? Cioè, non sono una... Ma perché sei vestita elegante, il nero è sempre molto chic, elegante. Il nero dà quella bella sicurezza alle femmine. Esatto. Esatto, e mi sta convincendo. Domani mi sto di fucsia. Marco, che cosa fai nella vita? Di lavoro intendi o per il resto? Vivi di espedienti? No, cioè ti pagano per qualcosa o vivi di furtarelli improvvisati? Mi pagano per fare il disegnatore, progettista, tecnico, meccanico, industriale, ingegneristico, eccetera, e da tempo libero mi diverto, che mi sembra la più parte della tua vita. Marco, da Sale Marasino, in provincia di? Brescia. Brescia.
Lago d'Iseo, che tu non conoscerai. Io il Lago d'Iseo ci ho passato un pomeriggio. Raccontami, Marco, ci ho fatto lo spettacolo. Raccontami di quella volta che non capire una parola ti ha rovinato. Vai, Marco. Allora, sì, ero neodiplomato, primo lavoro, disegnatore, appunto. Pausa caffè tra colleghi e si parla sempre a finire parlando male delle portali dell'ufficio. Fatto sta che il signor Sergente, io lo identifico come suo cognome. Il giorno dopo lo portate di lì. Io ho capito tutto. Io non sopporto non capire le cose, perché non ho il physique du role per non capire quello che qualcuno mi succede. Qualcuno aveva parlato di un terzo come il signor Sacente, e poi lui, rivolgendosi a quello, il giorno dopo ha detto: signor Sacente, buongiorno. E quello si chiamava Pigafetta. Questa era la gag, ma ci volevano 40 minuti. Ciao signor Pigafetta, salutiamo il signor Pigafetta. Riccardo da Venere, io non sento bene, io non lo sopporto. No, ma è una questione di... Chi era? Mi avete levato anche il cartello col nome. No, finite le telefonate. Perché sono finite con la spontaneità decisionale di una persona qua che gli ha fatto vedere un cartello e poi me l'ha tolto. Era Riccardo da Vicenza, perché l'ho letto, mica sono cretina. Ma comunque, era al telefono, ma parlerà con i parenti. Stop al televoto. Ecco, ringraziamo il padre di Lalabel che ha chiuso il televoto. Giulio, prima che tu vada via, siccome mi interessa molto lo Scarpati pensiero, vorrei, in attesa che arrivi il dato, che tu mi dica tre cose per cui secondo te non vale la pena vivere. Ma per esempio, quando ci sono quegli annunci che ti dicono sul computer: hai vinto, cioè il centesimo utente, hai vinto, non so, una cosa fantastica. Quello non cascateci, è... poi? No, quello no. Poi direi, le file, le tutte file? Le file, tutte le file burocratiche. File, in generale, poi? File, solo file burocratiche e poi chi non ha preso la mozzarella di bufala. Lo so, è una battaglia che stiamo portando avanti da tanti anni, questi di chi non apprezza la mozzarella di bufala. Dato è tratto, quindi vado a rileggere la nostra grande domanda di quest'oggi. La moglie di Emilio Fede preferisce chiedere soldi al marito invece che il divorzio. Secondo lei Fede deve pagare i danni per quello che ha fatto alla moglie o quello che ha fatto al giornalismo? Sono quasi tutti d'accordo con te, caro Giulio. Il 96% ha scelto il giornalismo come settore da risarcire. Tanto comunque Emilio Fede si trattiene il 30% della somma. Comunque sia, Fede ha appena finito il suo TG, tra pochi minuti sulla sede c'è il TG del suo amico nemico Enrico Mentana. Per voi, per noi e per Emilio Fede e per la sua futura ex moglie, le anticipazioni del TG di Enrico Mentana. Economia: ad aprile un software che prevede le crisi mondiali attraverso Facebook e Twitter. Per prevedere quella italiana si collegherà anche a YouPorn. TV Baila potrebbe chiudere e lasciare disoccupate più di 380 persone. Marchionne attacca Barbara D'Urso, ci copio il format di Termini Imerese. Fallisce azienda di Cristian Vieri, buco da 14 milioni di euro. L'ex interista tenta di sfuggire ai creditori ma viene beccato prima che superi il centro campo. Io ringrazio Giulio Scarpati per essere stato ospite con me. Grazie a voi. Ringrazio Flavio Soriga, ringrazio Matteo Bordone. Oggi festeggiamo i 100 giorni del Teatro Vallo Occupato. Noi ci vediamo domani per un altro Luculliano G-Day.